Buongiorno ragazzi, benvenuti sul nuovo canale YouTube Impariamo e Ripariamo. Oggi volevo spiegare una cosa sulle cerniere delle cucine, un problema che tutti abbiamo. Come funzionano le cerniere da cucina? Le cerniere ce ne sono tanti modelli. Questo è il classico modello di cerniera da cucina, dritta, dritta. Come funziona? Allora, innanzitutto solo con la cerniera non possiamo fare niente, ci occorre anche la piastrina. Cos'è la piastrina? È quel pezzo che andiamo a inserire dentro il buco dove poi fisseremo l'anta, la cerniera al fianco dell'armadio. Allora, come funziona? Innanzitutto ci sono due tipi di piastrine, cioè quella economica che ha una vite sola e quella un po' più professionale che ha due viti. Noi infiliamo, ad esempio, quella economica nel buco qua e andiamo a bloccarla. Vedete? È bloccata. E siamo quasi pronti per il montaggio. Oppure andiamo a fissare quella un po' più professionale. Quella più professionale ha due viti. Dovete infilarla sempre in modo che questa vite rimanga fuori. Vedete? Se noi la giriamo al contrario, non abbiamo più il registro. Quindi noi andiamo a fissare, in questo caso, quella professionale, e la andiamo a bloccare. Ok? Allora, ora abbiamo tre viti. Una, due e tre viti, vedete? Facciamo conto che questa sia sul fianco dell'armadio. È montata sul fianco dell'armadio. Cosa servono queste tre viti? Allora, la prima verso l'esterno, questa, è quella che vi permette di fare questo movimento. Così e così. Quindi se noi svitiamo o avvitiamo sta vite, in caso lo sportello tocchi nel mezzo, riusciamo a distaccarlo o avvicinarlo all'altro sportello. Questa vite qua, scusate, è quella che ci permette, in caso non chiudesse, di spostare l'anta in dentro o in fuori. Vedete? Poi basta bloccarla. E lei rimane ferma. L'ultima vite, questa qua anche importantissima, questa vite qua, che è quella nel buco che prima avevo detto di non nascondere, è quella che ci permette di far salire, vedete il buco che si sposta qua? Vedete? Far salire o scendere lo sportello. Ok? Tutto chiaro? Quindi, ricapitoliamo. Questa vite avanti e indietro, questa vite dentro e fuori, questa vite su e giù. Spero di esservi stato utile e ci vediamo nel prossimo video per ulteriori dettagli sulle cerniere.